Quale gioia poter distruggere la propria immagine così? Cosa attenti? Aspetta, questi sono bellissimi. Questa è la pista e poi ci sono delle cose intorno. Comunque il tema è la pista. Il lavoro è solo rispetto all'artista. Per un anno non sono riuscita a vedere né le stelle nel cielo, né tantomeno il sole. Ho pensato che era il momento di svelarlo e di poter sempre vedere un cielo notturno all'interno di un ambiente chiuso.
È la prima volta che sono venuta qua per parlare con Elena e con Luca di questo progetto. C'era una bellissima notte stellata. Sono tornata dopo 2 settimane, ho fotografato il cielo di notte qua in Finlandia e ho deciso di inserirlo all'interno di una piccola farmacia degli anni 50 in modo da poterlo sempre avere con sé. Allora, il titolo è Pharmacon. Ho preparato un po' di progetti per la Made in Finlandia, però le ultime cose che sto facendo sono proprio sul cambiamento, no? Sulle possibilità. Facciamo un lavoro in linea con quello che faccio io e coerente con quello che è la residenza qui. Quindi sono venuto già un'altra volta, ho fatto una lista, ho visto degli oggetti che mi interessavano, ho mandato una mail a Luca e Elena. E ho detto fate una caccia al tesoro, li hanno ritrovati e ci sono un po' di assi, il lavoro non è finito adesso, cambierà da qui fino a domenica in continuazione e io assemblerò tutti questi oggetti che ho selezionato in continuazione, non c'è una parte finita del lavoro. Allora, io farò una foto di gruppo di tutti gli artisti presenti in questo momento qui. Artisti e anche non artisti. Cioè, ho intenzione di fotografarli in una foto di gruppo che però non è tutti quanti contemporaneamente, ma è una foto di gruppo che si evolve nel tempo, per cui è una proiezione di una sequenza di ritratti tutti nello stesso posto. Il luogo non è solo sfondo, cioè il luogo in realtà è il protagonista che unirà tutti questi ritratti. Da un punto di vista formale l'idea della filza mi piace perché oltrepassa la compiutezza dell'opera. In realtà la filza è un archivio, no? Privato, ma che diventa pubblico nel momento in cui le persone accedono qua, vengono qua, sfogliano e si trovano di fronte a delle campionature, cioè a delle ricerche in progress. Sono tre micro installazioni, tutte dedicate al tema della storia dell'arte contemporanea italiana, cioè che in realtà è fatta di interruzioni, di cesure e di versioni ufficiali, egemoni, di cui non riusciamo a disfarci. Allora, sono tre episodi di come l'arte italiana contemporanea è rappresentata. Qui dalla rivista dell'MIT, che a oggi, diciamo, in un numero monografico del 2008, la narrazione ufficiale più importante sull'arte italiana contemporanea. Per le scale attraverso un autoritratto molto poco noto di Giulio Paolini, sul quale poi c'è stata da parte mia un'appropriazione e è nata una corrispondenza, un lavoro quasi a quattro mani tra me e Paolini. E poi un lavoro dedicato, diciamo così, a quelle che sono le voci egemoni dell'arte contemporanea italiana, Made in Milan.